Nicolai ha fatto il giro dei vari stand, è passato lì e quelli che erano presenti nello stand, erano modellisti, gli hanno detto tutto quello che pensavano di lui, di Enac, dei suoi avi e dei suoi Ma poi Dani c'è l'argentino, sai quello che ha mandato avanti Enac con l'ascia, quello fa ancora più, ha fatto un casino da Madonna. No, comunque da quello che mi hanno detto gli hanno risposto molto bene. No, ma io dicevo Gennaro lì che ha fatto un casino da Madonna. Quello è l'argentino. Ah, ma quello, io parlavo di palco. No, l'altro lì mi ha mandato due mesi fa un messaggio. Ma chi, Gennaro? Sì. Ah. Dopo che gli ho dato che ero un imbecille, mando un... Ah, ma mercoledì se vengo porto le brioche e tu apri il caffè. Non gli ho neanche risposto. Io gli mandavo a fanculo, a chiare lettere. Non so cosa aveva in testa. Oltre le pigne, in testa c'ha le pigne quello. No, Falco invece l'ho fatto adesso il tour di nuovo che si chiama Bione. Bello, eh? Tanta roba. Sembra di vedere il vero, eh? Veramente. Ma poi tu. Guarda che le tanti, no, come quelle tanti, mette al massimo da pareggiare al temperatura. Sì, questo è i modelli dell'altro, li smonta tutti, rifà le linee di alimentazione, cambia le membrane, i carburatori, pulisce, gli fa la mille ore in pratica, tutto gli altri. Vendeva i vari sensori. Giorgio Loda ai comandi del suo Slim 526. Lui ha sembrato verniciato, se lo osservate da vicino noterete che è fatto con una accuratezza incredibile. È motorizzato con un Colm 135 3 cilindri in linea. Il motivo per la quale non c'è musica è che per i modellisti questo rumore è musica. Vabbè, sul modello. Se a terra scorre, non gratti la pancia. Anche lo Jack 52. 52, quello con i carrelli completamente a terra. Sto chiedendo di brocca. Mi fa un altro. Tutto va bene,
Giorgio si prepara all'atterraggio. E Giorgio Loda anche più o meno da quelle parti lì, quindi hanno fatto un bel po' di chilometri per essere con noi oggi. Grazie. Un applauso! Bello che tu muoio, bello quando non la conosco, ma non ti vedo. Grazie.